Si chiamava Finley Thomas, era un bimbo di un anno e per l'appunto 5 mesi di età ed è stato ucciso dal compagno della mamma, il quale avrebbe scioccato tutto il mondo, tutto il Regno Unito, da oggi dopo un lungo processo, però Sean Barclay, l'uomo si chiama in questo modo, di 28 anni è stato condannato, il piccolo fucile dell'uomo che dovrebbe drogare e picchiato in modo ripetuto, magari fu il giorno in cui l'uomo con la complicità di libertà della mamma di Finley, Crow Thomas, 25 anni, spaccò una sera di giardino, fatto accadere nella casa di Tony Payne, sud est di Dallas. Due portarono il bimbo in ospedale e c'erano tre gol dalle scale. Finley non riuscì a sopravvivere dopo molte indagini e perizie che mostrarono i due segni di violenza e due sono stati dichiarati come colpevoli della sua morte, hanno loro cagionato la morte al piccolo. Queste prove dimostrano che Finley è stato oggetto di ripetute aggressioni prima di morire. Così ha detto il procuratore Roger Thomas alla stampa locale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la gentile visione del video terminato, c'è veramente da riflettere e da augurarsi che cose come queste non accadano mai più. Un saluto e a presto, grazie.